Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi ho deciso di condividere con voi i segreti per diventare famoso su YouTube. Sì, avete capito bene, per quella marcia in più, essere visti, visibili, stare simpatico alle persone. Stappatevi le orecchie e cominciate ad ascoltarmi molto attentamente. È morto qualcuno? Se stai attento, potresti anche imparare qualcosa. Allora, la prima regola per essere famoso su YouTube, per essere gradito dal pubblico, è fare tagli frequenti. Ma proprio frequenti, della serie ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi vorrei condividere con voi i segreti per diventare famoso su YouTube. Ragazzi, tramite il vostro software di video editing dovrete tagliuzzare i vostri clip per farli durare il meno possibile. Discorsi concisi, rapidi, veloci, senza giri di parole, perché nessuno vuole ascoltarvi, perché voi siete noiosi, no? La gente non vuole ascoltare una sega. È scocciante, non ha senso, capito? Dovete proprio tagliargli cosa? Nessuno vuole ascoltare discorsi sensati. Non è interessante, la gente vuole sentire discorsi veloci, fluenti, tagliati a dovere. Ragazzi, un video più lungo di 5 minuti, a meno che non sia una donna nuda, non te lo guarda nessuno. Non frega nessuno quello che c'ha da dire, niente. Deve solo far ridere, intrattenere, punto. Il resto è nettezza, immondizia che non vuole nessuno. Nessuno vuole ascoltarti. Devi partire da quel presupposto, hai capito? Quindi quello è il primo consiglio. Passiamo al secondo consiglio. Allora, il secondo consiglio potrebbe sembrare un po' strano, ma invece ve lo consiglio caldamente. Perché se cercate il successo, se cercate, diciamo, l'approvazione, diciamo, totale della gente che di YouTube Italia, perlomeno, non dovete mai dare opinioni personali sulle cose. Sulle cose intendo su tutto, ogni cosa. Vi do un esempio, secondo me Napoli è una città di ladri. Ah, come osi, io mi disiscrivo, non sai, non capisci una sega. Non puoi dire che Napoli è una città piena di ladri. Magari saranno un po' di persone, ma non puoi discriminare, te non puoi avere una tua opinione, capito? Tu sul tuo canale devi stare zitto, muto, perché non sai le cose. Cioè tu non sai nulla di Napoli, non ti puoi permettere di giudicare un luogo, perché anche se Napoli è messa in cima per il tasso di furti eccetera, non vuol dire un cazzo. Tu comunque non puoi dire la tua e non puoi avere un pregiudizio così. No, devi stare zitto, sennò io mi disiscrivo, non ti guardo più, hai capito? Cioè, ragazzi, non dovete mai dare opinioni personali. Ovvero, non so, un altro esempio, secondo me le console, secondo me il PC, diciamo che è superiore alle console in quanto ti concede la facoltà, diciamo, di andare al di là dei videogiochi e magari di lavorare, montare video e fare... Ma che cazzo dici, le console? Dio caro, ci spendi meno, costano solo 300 euro e basta, che sono più bellini, perché sì, e io mi disiscrivo perché secondo me sei un sacchetto di piscio e non vale la mia attenzione, hai capito? Quindi attenzione, mai dare opinioni personali. Madonna, secondo me il calcio è veramente una merda. Gli italiani pensano solo a quello e lasciano sotto il tappeto le questioni davvero importanti del paese. Cosa hai detto? Calcio merda? Ma tu sei il primo pezzo di merda, pezzente. Come osi? Il calcio... Ti dovresti vergognare, in quanto italiano il calcio noi lo teniamo nel cuore. È la cosa più importante che riunisce gli amici. La politica non è importante, non è... Cioè, chi se ne frega? Te devi guardare la partita e zitto, con la birra in mano, hai capito, pezzo di merda? Io mi disiscrivo, sacco di piscio. Devi portare rispetto ai colori del Milan, hai capito? Il nero e il rosso è sacro, non ti devi permettere. Il pallone è un oggetto sacro. Hai capito, Zeb 89, hai capito? Secondo me... È un youtuber senza talento che è costretto ad usare Loquendo per nascondere la sua voce e la sua, diciamo, mancanza di poter, tra virgolette, recitare davanti alla telecamera. Cosa hai detto? Zeb 89, io ero iscritto sia a te che a... Ma con questa frase io mi disiscrivo subito, non ti seguirò mai più. Inoltre informerò tutti i miei amici dell'esistenza di questo video. Indicherò il minuto e il secondo in cui hai detto quella frase e ti farò levare gli iscritti. Hai capito, pezzo di merda? Non puoi permetterti di giudicare le persone. Non sai nulla, non puoi avere un'opinione. Non ti seguo più, sei proprio schifoso, non devi dire queste cose. Quando create i vostri video evitate di dare opinioni personali. Potete magari far finta di darle, nel senso... io non lo seguo, però ho sentito dire che è molto seguito, quindi... sì. Diciamo che questo mio secondo consiglio va a sposarsi col terzo, che è quello di leccare il culo a tutti i vostri seguaci. Dovete leccare il culo a chi vi segue, a tutte le persone che visualizzano i vostri video ogni volta che ne caricate uno, che sono sempre lì a commentare, condividere il vostro lavoro. Dovete leccargli il culo.
Ragazzi, io apprezzo tantissimo ciò che fate. Senza di voi io sarei una merda incompetente. Non è che potrei trovare un lavoro altrove e fare qualcos'altro, no. Ragazzi, senza di voi io sarei spacciato completamente, sarei nella merda più totale. Io, in quanto incompetente, inutile, futile, schizzo di merda, non potrei avere nessun altro modo di lavorare se non YouTube. Quindi ragazzi, grazie. Bacio i vostri piedi da oggi a domani e mi raccomando, vi prego, continuate a seguirmi, perché altrimenti io non sono niente. Io senza di voi non posso neanche fare nulla, non potrei lavorare in un'azienda, trovare un lavoro magari perché conosco l'inglese, no, non potrei mai farlo, non potrei mai andare all'estero a lavorare in quanto bilingue, no, mai, ma quando mai? Io sono una merda e vi ringrazio per la vostra iscrizione. Non, veramente, sono commosso, ragazzi. Dovete fare così, perché se non fate così, tu non rispetti i tuoi iscritti, eh? Io ho messo mi piace, dov'è il ringraziamento che mi devi? E perché non ricetti la mia richiesta di amicizia su Steam, su Skype e Facebook? Perché non mi fai entrare nella tua stanza TeamSpeak? Voglio parlare con te, io sono un tuo fan. Ti do la visualizzazione, io ti do il pane, quindi tu mi devi il tuo tempo. Devi parlare con me, per forza, se no mi disiscrivo. Capito? Voi dovete proprio trattare come oro tutti quelli che vi seguono e fare tutto ciò che vi dicono. Quello è il terzo consiglio, leccare il culo. Un consiglio per i youtuber già un po' famosi: fate così, se magari avete in modo deciso, avete fatto un raduno in una città, mettiamo caso, fate un raduno a Roma, arrivate lì tutti fieri, dovete dire: ragazzi, Roma è una città che francamente ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, perché io ho avuto uno zio a Roma che insomma bla 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 bla, e io, una cosa di Roma che tutti sanno, che si cucina benissimo, avete dei piatti sensazionali. Poi devo dire che i romani sono tra le persone più squisite e simpatiche d'Italia, no, bisogna dirlo. Poi magari fate un raduno, non so, a Bologna. Bolognesi, madonna, i bolognesi sono delle persone veramente simpaticissime. Io qui mi sono trovato benissimo, si mangia da Dio. Devo dire che veramente è una città spettacolare. Cioè, Bologna ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, no? Ragazzi, apprezzo tantissimo ciò che fate. Fate così e tutto vi andrà a gonfie vele, ragazzi, mi raccomando. Ok, è giunta l'ora di approfondire. Quindi niente, i primi tre consigli sono attuabili, diciamo, per qualsiasi genere di canale. Ma se avete in mente di aprirne uno riguardo gameplay e videogiochi, questi sono gli ulteriori tre consigli che vi posso dare. Da youtuber, diciamo, veterano, che sono qui dal 2006, vi posso dare i seguenti consigli. Diciamo che il quarto consiglio sarebbe quello di fare i fail mentre giocate, mentre fate gameplay. Cioè, la gente non vuole vedere qualcuno che gioca bene a un gioco. Qualcuno che gioca bene ad un gioco, che magari commenta quando serve, fa vedere come superare un determinato ostacolo, quello è noioso, non dovete farlo, no! Dovete giocare male, male, come PewDiePie, proprio dovete fare i fail, morire, e quando morite non è che dovete solo morire e venire ammazzati dai nemici, fallire, non so, la missione, comunque sia, non far sì che il gioco vada a buon fine. Dovete anche ridere come dei cretini, dovete mettere la facecam. La facecam sarebbe il riquadro di video dove, mentre voi giocate, gli utenti, diciamo, vedono le vostre espressioni facciali in tempo reale tramite la webcam, no? Dovete fare i versi tipo: sono morto, oddio, che ridere, ho fallito la missione, è morto l'uomo. Cioè, proprio sempre dovete fare i fail fanno ridere, perché la gente riderà della vostra misfatta, della vostra incompetenza. La gente abile porta soltanto: però non sei davvero forte, te sei al massimo fortino perché giochi dalla mattina alla sera, ma non sei forte, sei uno sbruffone, ma che cazzo dici? Tizio e Caio sono più forti di te, ho visto i video, fai schifo, dai, ma questo gioco è una merda, ma puzzi, dai, che palle, questi video sono noiosi, io voglio giochi di merda. Non sei un vero pro, te ti credi pro, però non sei pro, c'è di meglio, Zeb è forte, però c'è di meglio. Questo video, insomma,
capito? Voi dovete fare i video proprio a scazzo. Giocate a Left 4 Dead, morite col secondo zombie. Giocate a un gioco d'abilità dove è un platform, cascate nel buco e ridete nella facecam. Fa ridere, diverte. Questo è un consiglio, diciamo, comprovato da canali come PewDiePie e tanti altri, che ormai, insomma, è una razza tutta in sé, diciamo, la facecam, le persone che, insomma, che non sanno giocare ai videogiochi, non hanno nessun talento, però sono seguiti, quindi quello è il mio consiglio, fate come loro e avrete i sacchi, avrete i consensi e sarete apprezzati dal pubblico. Ma passiamo al quinto consiglio. Quinto consiglio, possiamo dire un consiglio tecnico, perché alla fine dovrebbe essere scontato, dovete trattare sempre, le vedete queste due mani, proprio così, sempre, sempre roba nuova, giochi nuovi, nessuno, e ripeto, nessuno vuole vedere roba vecchia, magari valida, no, non interessa, nessuno vuole vedere Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Quake 1, o anche Quake 3, UT 2004, nessuno vuole vedere quei giochi, sono noiosi, vecchi. Nessuno ricerca nella casella di ricerca di YouTube o Google, nessuno, non frega nessuno, non importa che se erano dei pilastri del mondo del gaming, no, non importa, non frega nessuno, dovete cercare The Last of Us, non so io, Halo 5 e tutte quelle cose che sono appena uscite, fresche, proprio così, no? Perché sono quelle le cose cercate, solo ciò che è nuovo che va di moda. Quindi se voi dovete fare una recensione su un qualsivoglia gioco, non scegliete un gioco vecchio che magari conoscete bene e quindi avrete modo di far vedere al meglio. No, prendete una cosa appena uscita, buttatela lì nell'Xbox, giocateci un gameplay così a fail e farete visualizzazioni, successo, pollici in su e tutto il resto. Avete capito bene? Quindi roba fresca, mi raccomando ragazzi, il tempo vola, il passato è merda. Avete capito cosa intendo? Il che ci porta al mio ultimo consiglio, che è abbastanza semplice. Buttate tutto sul ridere, tutto. E quando dico tutto, intendo che quando una persona, un utente, si collega al vostro canale, non deve trovare un video serio che parli di politica, di attualità, di problemi del paese, di internet, niente. Nessun articolo di giornale, nessuna questione attuale importante. Queste cose vanno evitate perché non frega nessuno. Non frega nessuno del debito del paese, della mancanza del posto di lavoro per i giovani, delle varie censure, delle varie manovre di mercato schifose. Non frega nessuno di queste cose. Non dovete parlare mai di certi argomenti, dovete soltanto far video che per ridere, basta, che ne so, mettetevi una parrucca e fate reinterpretate scene del vostro film comico preferito, e quello è divertente. Fare scherzi telefonici, fare scherzi con la webcam, nelle webcam chat, così facendo i versi, così almeno è divertente quello. Cioè non dovete affrontare argomenti seri, sono pesanti, chi li vuol vedere, ma vaffanculo. Io sono qui su YouTube per divertirmi, a me battana la sega, a me che succede nel mondo, ma vaffanculo. Cioè voi, proprio, noi siamo qui su YouTube, siamo qui per ridere. Guarda quanto sono divertente, guarda, aspetta, vedi che divertente, tu fermerai questo punto nel video per riguardarlo, perché appunto diverte, non diverte il resto, hai capito? Quindi sono donna ragazzi, se vuoi essere famoso e apprezzato su YouTube, segui questi 6 consigli ed avrai il culo parato a vita. O altrimenti fate come me e sarà tutt'altra cosa.